film islandese della competizione del 36esimo Torino Film Festival, Vargur. È un noir, per cui vi dirò pochissimo. È la storia di due fratelli che sono molto diversi l'uno dall'altro e hanno avuto delle esperienze molto diverse l'uno dall'altro, che però si trovano in qualche maniera a lavorare insieme. Ed è anche la storia di una giovane polacca e di una signora poliziotta. È un film, un noir molto duro, molto aspro, nel quale, come in tutti i noir che si rispetti, i buoni, non ci sono né i buoni né i cattivi, cioè le linee di separazione tra il bene e il male, tra i buoni e i cattivi, sono in continuo riassestamento. Il regista ha diretto molti video musicali e un paio di cortometraggi e ha lavorato a lungo a questo progetto del suo primo lungometraggio islandese. Come avevo detto, vi presento Börkur Sigurðsson. Thank you very much. Wonderful to see how many of you are here. I'll keep it short. I don't think anyone wants to hear too much about a movie they're about to watch. But I'll say that it is a thriller, certainly, and set in contemporary Reykjavik. But for me, in many ways, the film is a bit of a testament to a period in Iceland, the years between 2003 and 2008. The year of the global financial crisis, and in Iceland everything happened on quite a big scale, and the lead up to the crash was a period of excess and blind ambition and a lot of mixed ideas, I guess, and I thought the most appropriate thing to hopefully immortalize that period, you know, what would be better than a crime film? So I hope you enjoy it, and I'll be here to answer questions and have a chat afterwards. Grazie, davvero meraviglioso vedervi così numerosi questa sera. Dirò pochissime cose perché credo che non sia il caso di aggiungere molto prima che abbiate la possibilità di vedere un film. Come è stato detto, è un thriller ambientato a Reykjavik, nella Reykjavik di oggi, e per me però è anche, risponde a un bisogno di lasciare una traccia concreta di un periodo particolare nel mio paese, nell'Islanda, che è quello dal 2003 al 2008, quando c'è stato l'enorme impatto, enorme nel mio paese, della crisi finanziaria globale e di quello che è stato il periodo che ha portato a questa crisi, un periodo di grandi eccessi, di ambizioni assolutamente cieche, di valori che si sono mescolati e sono sfumati improvvisamente. E quale modo migliore per lasciare una testimonianza che non appunto un noir o un thriller. E sarò contento di incontrarvi dopo la fine del film per rispondere alle vostre domande. Grazie Börkur.